Giuseppe Garibaldi, eroe dei due mondi, per il quale nel 2007 è ricorso il 200° anniversario della nascita, si presume di conoscere la figura politica e militare, ma assai meno quella del suo essere stato poeta. Nell'ambito della settimana dedicata al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, David Riondino porta sul palco del ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila il poema di Garibaldi, adattamento teatrale del poema autobiografico in endecasillabi sciolti, che l'eroe scrisse nel periodo di convalescenza in seguito al ferimento sull'Aspromonte. Un sodalizio artistico tra la Società Aquilana dei Concerti Barattelli e i solisti aquilani, con la preziosa collaborazione dell'Orchestra Italiana di Fiati Accademia. Musiche originali in prima esecuzione assoluta di Enrico Blatti, commissionate dalla Barattelli, che hanno incantato la folta platea. La causa degli oppressi ovunque ardente io propugnai, e i re di tutto il mondo in vano han teso trappole, e l'anima immacolata l'ultima battaglia sospira in cui decidere la sorte dell'Italia e di tutti, finché il mondo sia libero dal morbo del tiranno. Garibaldi ha scritto un poema, magari questa è la cosa che pochi sanno, che poco nota. Noi gli abbiamo fatto, diciamo, un editing, un riassunto, una ripulitura, come farebbe una casa editrice a un poeta normale. Lui non era un poeta di mestiere, quindi non ha fatto tempo a farlo lui, quindi lo facciamo noi. È un poema curioso, forse ci dimostra che Garibaldi pensava a se stesso in versi, come se fosse una vita in endecasillabi, ecco. Questo spiega forse un po' il fascino che aveva la gente, che aveva rispetto alla gente. La gente non andava con Garibaldi per diventare ricca, andava per entrare e c'entrava in un poema. Il generale Garibaldi, ferito ad una gamba sull'Aspromonte, ebbe una lunga convalescenza, come tutti sanno. Quello che si sa molto meno è che usò la sua immobilità per scrivere un poema autobiografico, il cui incipit è concepito a Caprera e che racconta le sue gesta, dalla guerra d'America a quella d'Europa, sul palco l'eccellente interpretazione di David Riondino e Paolo Bastegato. Solitaria Caprera, i tuoi cespugli sono il mio parco, e l'imponente masso è un rifugio sicuro e disadorno, ma non infetto da servili.